Certo, grazie a Tato che ha fatto il numero 6 dell'emissario del subspazio. Questo capitolo, la regione inesplorata, se non sbaglio siamo con i tre cavalieri, Meta Knight e Marte Ike. Questo è un personaggio che ancora non abbiamo visto, ecco infatti i tre cavalieri. Vabbè. Allora, chiuso. Andiamo con Ike qua. Caricamenti permettendo. Ok. Quindi ci stiamo dirigendo all'inseguimento di un certo personaggio. Allora. Posso saltarlo, mi sa di no. Minchia. Cazzo di counter che ho fatto? Gli ho fatto un sacco di vita. Posso scendere? Cazzo. Che odio questi. In modo ridicolo che hanno gli uccelliti. Vieni qua. Allora. Non vedo l'ora che i vari gruppetti inizino a riunirsi. Così tutto diventerà più vario e interessante. Per ora gli unici gruppi che si sono uniti sono quelli di i 5, no? Quindi Mario, Kirby, Yoshi, Link e Pit. Quindi facciamo un veloce riassunto di tutti i gruppetti che ci sono. Ci sono appunto quei 5. Ci sono i tre cavalieri, quindi Marte, Ike e Meta Knight. Diddy e Fox, che non usiamo da un bel po', effettivamente. Lucas è l'allenatore di Pokémon, che abbiamo usato tanto nella parte scorsa. Che penso che useremo di nuovo dopo questo capitolo. Non è tecnicamente un gruppetto che abbiamo giocato, però tecnicamente King Dedede si trova nel castello assieme al trofeo di Luigi e di Ness. Merda. Madonna, c'è un vento che ti rallenta. Dà un fastidio assurdo. Ok. E poi che altri gruppetti ci sono? Ah, è Samus e Pikachu. Questo nemico è la prima volta che lo vediamo. Aia. Più vulnerabile quando ha la cosa aperta. Vabbè, non spinge troppo lontano, cazzo. Oh. Ma salta? Adesso capisco perché dicono che Brawl è il Super Smash Bros. Più lento di tutti. È veramente lentissimo questo Super Smash Bros. Cioè, se sei abituato a Ultimate è un incubo giocare a Brawl. Provo solo a immaginare chi era abituato a Melee. Come ho già detto nella parte precedente, non c'è nessun incentivo a combattere i mostri, quindi non. Se posso evitare di farlo, a questo punto mi sa che conviene non farlo. Ok.
Lenta sta parte, madonna sei lenta. Ma salve lei. Medaglia Franklin. Posso spingere la bomba? Sì. Aspetta un attimo. C'è un segreto qua. Merda, come faccio a sapere qual è. Vabbè, andiamo di qua. Devo andare qui. Credo che qui si vada avanti. Ah no, questa è la stanza segreta. Questa stanza sarebbe molto più comoda farla con Meta Knight. Oddio. Ok. Io non capisco perché intanto non mi vado allo scatto. Cioè io inclino di botto e cammino normalmente. Oh. Ma così proprio. E quindi per andare avanti? Ma cosa? Ma cosa che avevo preso? Bisogna andare a destra a sto punto. Infatti. Meta Knight non lo so usare, cazzo. Ok. Oh, cazzin. Battaglia boss. Lui è Galleom, lo affronto con Marte. Lui c'è anche su Ultimate. Proprio come battaglia boss. Forse questo non è l'ideale da affrontare. La prima battaglia boss che facciamo che non proviene da nessun gioco di Nintendo, che lo sappia Galleon, è stato proprio inventato su Brawl. Merda. Beh, è sbagliato. Minchia, però mi hanno ucciso una percentuale anche abbastanza bassa. Vabbè. Facciamo finta di niente, va. Facciamo finta che l'abbiamo fatta perfettamente. Dovremmo aver finito il capitolo, penso. Oh. La conosciamo già questa ambientazione. L'abbiamo già vista. L'ho completato. Ok. Ora dovremmo essere di nuovo con Lucas, allenatore di Pokémon. Esatto. Perché Galleon è caduto proprio qua sotto e ora dobbiamo ricombattere Galleon, ma stavolta con loro due. Ovviamente, come al solito, io preferisco Lucas. Perché si avvicina molto a Ness, che è il mio personaggio preferito. Madonna, non sono abituato al delay che ha i suoi attacchi. Minchia.
cazzo, aspetta, no. Poi devo riflettere con la mazzata, ma qui. Cosa? Guarda cosa c'è. Ma perché esplose così presto? Ho però bloccato tutti i missili. Mamma mia, che voli che ti fa fare però. Ho sbagliato tempismo qua. Sono molto arrugginito perché è il primo video che registro oggi. Oh, non me lo ricordavo questo, cazzo. A volte cade dall'alto. Bastardo. Vaffanculo. Cazzo, è vero, ogni tanto ti attaccavo dall'alto. Ha una bomba del subspazio. E quindi ora Galleom è andato per sempre. Quindi il trofeo di Wario è finito nel subspazio. Lucas e il nato Pokémon si uniscono ai tre cavalieri, sostanzialmente. Ed è esplosa un'altra bomba. Livello completato. Penso che per un po' non vedremo più questi 5, perlomeno. Dopo tutto il tempo che abbiamo visto Lucas e il nato Pokémon. Cazzo. Mi aspetto di cambiare un po' stavolta. Di nuovo la regione inesplorata. La stessa area che abbiamo fatto all'inizio di questo capitolo. Ministro ancestrale. Ha dei pensieri che gli frullano in testa. Sono loro 5. Quindi stavolta dobbiamo fare questa area, ma con loro 5. Facciamo così stavolta, dai. Lasciamo Yoshi per l'ultimo. Cioè, è fuori proprio. Quindi loro sono ancora all'inseguimento del ministro ancestrale. Perché devo aspettare che vado avanti alla schermata da sola, che palle. Li odio questi, sono i nemici che odio di più tutta la modalità avventura probabilmente. Cioè, perché devo aspettare? Vabbè, io avrei provato un altro tasto. Però. Madonna, che lentezza. Sono abbastanza impaziente di finire le missioni del subspazio. Un po' perché, sinceramente, alla fine la parte più divertente dei missili subspazio sono le cutscene, non tanto, il gameplay è un po' monotono e molto lento. Ma veramente tanto lento. Il bello sono le battaglie boss e le cutscene. Ok. Quindi cerco di lasciarlo. E un altro motivo per cui non vedo l'ora di finirlo è che so già
quale sarà il prossimo progetto che porterò dopo l'emissione del subspazio. E non vedo l'ora di iniziarlo. Però ce n'è ancora da fare per quanto riguarda l'emissione del subspazio, quindi c'è tempo. Quindi senza fretta. O meglio, con un po' di fretta sì, però. Seriamente si muore così? Veramente? Cazzata. Che cazzata, si muore così. Cioè, ha senso, però, dai. E niente, abbiamo perso una vita così, a 0 di percentuale, praticamente. Cazzo. Che noia Kirby come personaggio. No, che cazzo di volo qua. Che palle queste battaglie obbligatorie così. Abbastanza noiosa quest'area. È piena di questi pezzi in cui c'è la schermata e si muove da sola. Ce ne sono veramente, veramente tanti in quest'area. Veramente tanti. Pure? Aia. Ok, finito il capitolo. Che palle! Stanno facendo esplodere una bomba. Mi sa che vi conviene scappare a sto punto. E loro sono costretti a esplodere assieme adesso. E quindi riescono a stento a fuggire dall'esplosione. E un altro pezzo del nostro mondo finisce in subspazio. So che se inizio un altro capitolo adesso arriviamo tipo a 28 minuti, quindi credo sia il caso di finire qui. Questa è la parte numero 6 del let's play di Super Smash Bros. Bro, del mistero del subspazio. Se vi è piaciuto il cattivo pollice in alto, salto di sotto, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi.